Mister, si aspettava una partita così facile? Il Lascoli veramente vi ha regalato praticamente tutti i gol. Ma bisogna capire anche il momento delle situazioni. Io credo che l'Ascoli abbia vinto il suo campionato con la nuova società e da questo punto di vista credo che debba ripartire e in effetti la prossima stagione non sarà una situazione del genere. Perciò io credo che questo sia un punto di partenza. La gara di oggi, c'era una squadra che aveva delle grosse motivazioni, una squadra che chiudeva questo campionato in casa. Ci stanno questi episodi, ci stanno anche queste situazioni che possono essere rilassanti nei confronti del calcio stesso. Però ripeto, l'Ascoli ha vinto già il suo campionato. Un bel evento che punta ancora al quinto posto, che sarebbe fondamentale per voi, una posizione che vi potrebbe garantire maggiori sicurezze negli spareggi. Ma questo è fuori dubbio, però ci sono ancora due partite che vanno giocate. Affronteremo il Viareggio fra due domeniche e poi ci sarà il Prato in trasferta. Da queste due partite dobbiamo cercare di trarre il massimo. Mi auguro che questo accada per avere magari un piccolo vantaggio in più, che poi nei play-off è magari relativo, perché contano più altre cose tipo l'aspetto mentale, tipo la condizione fisica, come arrivi. Perciò queste sono un po' situazioni che vanno viste più in là. Lei alla vigilia aveva parlato del fatto che ogni volta che torna ad Ascoli c'è un pizzico di polemica. Da questo punto di vista oggi è andato tutto bene? No, a me dispiace, perché io ho sempre nel cuore Ascoli, perché sono nato calcisticamente nell'Ascoli, sono venuto qua che avevo 16 anni da ragazzino, ho fatto tutta la trafila, ho fatto 2 anni di Serie A importanti. Però quando scegli di fare l'allenatore capiti anche di allenare altre squadre. È capitato l'Ancona e purtroppo è venuto fuori il discorso dello spareggio. È chiaro che una persona deve essere onesta con se stessa, ma soprattutto con gli altri. Perciò alla fine io dovevo guardare gli interessi dell'Ancona. Sicuramente c'ho sempre e comunque la scuola nel cuore, questo è fuori dubbio. Pietro, da capitano è dura commentare una sconfitta del genere. Oggi non è andato bene praticamente nulla, soprattutto in difesa, errori incredibili. Beh, può capitare che siamo abbastanza giovani e al momento in cui si cala la tensione, si cala quella cattiveria in più, può capitare a farsi errori che magari anch'io potevo dare la mia, facevo uno dei due tiri che ho fatto, magari potevo fare gol, quindi non è solo la parte della difesa, fa parte tutta della squadra. Si perde in 11 e si vince in 11, quindi può capitare, però in queste partite si capisce che dobbiamo stare tutti sul pezzo e dare sempre il 100% ogni partita, anche mentalmente. Oggi è mancata quella, secondo me. Tu sei uno dei più esperti del gruppo, come ti spieghi questa altalena di risultati ma anche di prestazioni? Ok che siete per la maggior parte tutti giovani, ma forse non è solo quello, c'è qualche carenza. È normale, se no non saremmo terzultimi, se siamo in quella classifica con quei punti è perché abbiamo dei limiti e questi sono piccoli limiti che ci fanno la differenza con queste squadre importanti. Poi capita che vieni alla partita che vinci 3-0, ti esalti e poi becchi una squadra come Benevento che è più cinica e ci fa gol. Se vai a vedere il primo tempo di Prato è stato simile, loro hanno avuto delle occasioni, non l'hanno fatto e noi nel secondo tempo abbiamo vinto la partita. E invece oggi abbiamo trovato una squadra che è mezza occasione che gli abbiamo dato noi e ci hanno fatto 2 gol, quindi dobbiamo migliorare sotto quel punto di vista. Che aria tirava nello spogliatoio e tu da capitano che hai detto ai ragazzi che oggi sono stati protagonisti in negativo, senza voler male a nessuno, tipo Schiavino, Greco, che ne hanno veramente commessi tutti i colori? No, vabbè, non è che io da capitano devo dire qualcosa, è normale, come ho già detto prima, capita la partita, no, come io posso sbagliare un gol, il giocatore può sbagliare la partita, ci può stare, bisogna solo analizzare la partita durante la settimana, capire gli errori e cercare di migliorare. Io personalmente non posso dire niente perché si deve solo migliorare in questo e basta. Cioè, da capitano, anche se sono capitano, non è che posso dire cosa ha sbagliato, cosa non ha sbagliato. Si deve migliorare e dobbiamo migliorare mentalmente e dobbiamo capire che bisogna entrare in campo e stare sempre tutti sul pezzo.
I tifosi che oggi sono stati fantastici come al solito, dopo la sosta pasquale vi seguiranno in massa anche a Gubbio. Rimaniamo concentrati per regalare a loro un'ultima gioia, è stata una stagione tribolata, però loro oggi hanno vinto. Beh, sicuramente, ma è tutto l'anno che loro vincono, dico la verità, perché i problemi ci sono stati anche per loro e a vedere l'Ascoli dopo una lunga storia in Serie B ritrovarsi in C1 e stare terz'ultima non è bello. Immagino da tifoso, anch'io sono un tifoso, cioè non è la stessa cosa, sono tifoso dell'Inter, ma se l'Inter perde mi dà fastidio, per dirti. E vedere una squadra, la propria squadra, stare terz'ultima in una categoria che l'ha fatta poche volte perché è sempre stata in Serie B, fa male, però ha sempre vinto i tifosi, ci devono sostenere ed è una bella cosa per noi, per la società, per ripartire tutti assieme il prossimo anno. Mister, parto da una battuta che ha fatto suo figlio a fine primo tempo, che ha detto: non vorrei essere nei giocatori dell'Ascoli negli spogliatoi perché mio padre sarà furente. Immagino che lei è stato furente. Sì, quello che fa rabbia è concedere due gol per due errori nostri, in maniera anche abbastanza eclatante, ad una squadra che chiaramente ha dei giocatori importanti. E la rabbia è quella, gli abbiamo in pratica regalato i primi due gol e abbiamo compromesso tutta la partita. Come si spiega, lei che è stato anche un grande difensore, errori così vistosi, così incredibili? È difficile da spiegare quello che può passare nella testa di un calciatore, perché la partita era appena iniziata, quindi non parliamo sicuramente di stress fisico. Secondo me l'aspetto psicologico, forse l'hanno sentita troppo i ragazzi questa partita, volevano regalare una bella gara a tutto l'ambiente. E questo ci ha compromesso un po' tutto, perché non eravamo noi, non siamo mai stati bravi a uscire palla al piede e la rabbia è questa, regalare due gol. Lei ha cambiato Schiavino dopo mezz'ora, ma forse erano in tanti a dover essere sostituiti. Sì, ho visto che in quel sistema di gioco facevamo fatica ad accorciare, eravamo in affanno, abbiamo provato a cambiare il sistema di gioco, chiaramente poi dopo, però la partita già aveva preso una brutta piega e non siamo stati bravi a recuperarla, anche per merito di un Benevento che chiaramente è squadra forte, agevolata dal 2-0 in pochi minuti, ha potuto gestire la partita sicuramente al meglio. Ora ci sarà la sosta pasquale, mister, però bisognerà rimanere concentrati perché i tifosi che oggi sono stati fantastici come al solito vi seguiranno anche a Gubbio e figure del genere non si possono fare. No, ma questo è ovvio, il campionato non è finito, c'è ancora una partita, abbiamo il dovere morale di riscattare questa prova e sicuramente lavoreremo per far sì che ciò avvenga.